Un viaggio nell'energia per un domani che è già oggi. Si sono chiuse le porte dell'Expo 2017, che ha visto Astana, giovane capitale del Kazakistan, ospitare la fiera universale dedicata all'energia del futuro. Un Expo interattivo, con tre mascotte, Saul, Kuat e Moldir, simbolo rispettivamente del sole, del potere della terra e dell'aria pura e acqua. Queste accompagnano i visitatori a scoprire con le proprie mani e dalle proprie esperienze i comportamenti che fanno bene all'ambiente. Non mancano innovazioni tecnologiche al limite delle proposte geniali, utili e un po' bizzarre, come le biciclette che possono servire come motori per lavatrici, tende ricoperte di pannelli fotovoltaici o piante da cui trarre energia. Progetti in parte già disponibili in commercio, come il pavimento che genera energia camminandoci sopra e le rotaie in grado di catturare la forza del sole, ma anche spettacolo e intrattenimento, con acrobati in bilico tra meccanismi di moto perpetuo e trenini in cui scortare i passeggeri fino al centro della Terra. Le tecnologie in mostra hanno esibito un futuro che vede l'energia protagonista di diversi mondi, dalle biomasse al fotovoltaico super sottile con il grafene, al nucleare, con diversi richiami al progetto ITER per la fusione atomica, ma anche un'attenzione al carbone, che per fare meno male all'ambiente si tinge di blu. Quello che più resta di questo Expo è lo sforzo delle nazioni coinvolte per raccontare al meglio l'impegno verso un mondo green.